Ma ora proprio devo andare a trovare la comara Meluccia. La signora Meluccia, e la chiami pure signora. E come la devo chiamare? Ma, state attenta, io mi chiamo Stoggacit. Sì, sì. No, ora voi dovete parlare, non dovete fare come quelle che buttano la pietra e nascondono la mano. Che vi devo dire, signora? L'altro giorno ci abbiamo incontrati al mercato di Sovrapalese e ci abbiamo messi a parlare. Sapissimo! Che cosa c'è da sapere? Non c'è da sapere nulla, schittica! Soltanto che? A schittica dite, che voi non siete una buona cristiana! E così che io non sarei una brava persona. E per quale motivo? Perché? A dit che mi tombrisco tutte le negoziate del paese e pure del Santo Spirito. Così che io? Ma questa è una grande bugiarda, ora vado e la faccio a pezzi. Signora me, che io? Ti dico una volta, io sono muta come una tomba. No, voi adesso dovete parlare. Che altro ha detto? Sentiamo, che altro ha detto? Faccio nudda, era un po' di scrutta, non posso parlare. Però, visto che insisti, ha detto pure che tu sei una frusca, che ti incambare, che vedrete dritta tutto la mano. Basta che respirano. È una bugia grossa grossa, è una grande bugiarda. Ora, questa è proprio una grande bugiarda, ora vado e so io che cosa le devo fare. È una grande puritana. Ora me ne vado e vado a farla, so io che cosa le faccio a quella sfida di a certo cristiano, non lo capisci che però. E c'è cosa dite di male, madonna, mi tocca. E è me che mi metto la discina da modusa. Ah, ve la dico, sì, amo, certo, non ti preoccupare. Sì, ci vediamo. Sì, ci vediamo fra mezz'ora. Sì, ci vediamo alla Gorena. Dove stanno a dormire tutti i pensionati? Sì, no, non ti preoccupare. Sì, ora ne parlo con la mamma. Sì, non ti preoccupare, amore. Non vedo l'ora di stare sola con te. Va bene, non ti preoccupare, un bacio. Spiritione! Stava facendo la madre!
c'è te la macchina, no? No, che macchina? Ha un tre ruote, ed è nonno, che è commerciante di cimeli dell'antichità. Ah, non fatichi tu così, io? No, raccoglie per i vecchi. Yeah, fun.
Ci sono andata.